Ok, ci siamo. Siamo in diretta, buongiorno a tutti. La conferenza stampa, l'ultima dell'anno con Lorenzo Bernardi. Iniziamo con le domande. Sì, coach, buongiorno. Ti chiedo come prima domanda, quali secondo te possano essere le differenze tra la partita dell'andata e quella di domenica prossima? No, innanzitutto buongiorno a tutti. Ma delle differenze molto importanti, perché noi abbiamo incontrato Verona in un momento dove stavano giocando male, non avevano neanche molto equilibrio di squadra, era una squadra che aveva delle problematiche in alcuni settori importanti, come quello della ricezione ad esempio. Non avevano un grande equilibrio, cosa che adesso invece hanno, ce l'hanno in maniera importante. Hanno avuto un innesto di un giocatore importantissimo come che è Matej Kaczyński, che è riuscito a dargli quell'equilibrio sia per quanto riguarda l'attacco che la battuta da top player. E quindi è una squadra che nelle ultime 2-3 partite ha giocato una pallavolo di altissimo livello, ha vinto in casa con Latina, a Modena ha perso 3-1, ma tranne il quarto set tutti i set ai vantaggi, e quindi ha giocato una partita molto importante per poi vincere molto facilmente mercoledì in casa con Monza, quindi sarà una partita molto molto difficile. Sempre parlando dell'avversario, una Verona appunto in crescita, ma comunque anche una Sir in crescita, si sono viste forse meno quelle fasi di altalenanza tra buone prestazioni e magari cali di attenzioni, se ne stanno vedendo i risultati. Ma nelle ultime partite penso che magari in alcune partite ha giocato bene un giocatore o due giocatori, ha giocato un po' meno bene un altro, nell'ultima uguale hanno giocato bene magari quelli che non avevano giocato tanto bene precedentemente e non bene gli altri, quindi dobbiamo cercare di trovare una uniformità di rendimento, una costanza di rendimento tutti assieme. È vero che questa squadra ha saputo dare il meglio di se stessa nei momenti importanti, perché penso che nel girone d'andata, proprio nelle partite di Verona, di Civitanova e di Trento, la squadra abbia saputo esprimersi ai migliori livelli di quest'anno. E quindi vedremo se questa è una costante, vedremo se saremo ancora in grado di farlo. Sicuramente adesso inizia un ciclo di partite determinanti sia per quanto riguarda il campionato che poi la Coppa dei Campioni, con la terza partita che andremo a giocare a Izmir, il quarto di finale di Coppa Italia. Quindi sarà un momento molto intenso, molto concentrato, dove vale tutto insomma, quindi dovremo cercare di farci trovare pronti, ma pronti bisogna farci trovare tutti assieme e non solamente una parte, ecco. Buonasera coach, proprio a questo proposito le chiedo se paradossalmente lei si sente un pochino più tranquillo nella vigilia delle partite di cartello, come può essere se vogliamo quella contro Verona, perché forse la squadra, come già anticipato in parte, ha un approccio diverso alla partita, una continuità, un'attenzione anche durante la stessa più importante rispetto ad altre partite. Poi le faccio anche un'altra domanda. No, tranquillo no, anzi tutt'altro, perché se così fosse per me avrebbero due significati. Una, che è un po' buttare la monetina, quindi è sperare che nel momento che è importante che la squadra giochi bene. E io non sono mai stato una persona che basa sulla speranza il proprio lavoro. La seconda, perché non rispecchierebbe la mia mentalità, e quindi io voglio una squadra che sia pronta ad affrontare l'avversario a prescindere da chi abbiamo di fronte nel miglior modo possibile. Io lo dico sempre che dobbiamo essere bravi a gestire le nostre situazioni, a cercare di dare sempre il meglio di noi stessi, non darlo solamente quando di là ci sono nuovi altisonanti e tutto, anche se potrebbe essere una chiave di lettura del girone d'andata fino ad oggi, perché con le squadre che io dico fra virgolette meno blasonate sono state quelle che abbiamo fatto più fatica. Però non sono assolutamente tranquillo. Poi
Kaczynski in un'intervista ad un quotidiano sportivo nazionale, la Gazzetta dello Sport, stamattina ha evidenziato quanto sia curioso di affrontare Leon. Lei ha fatto la storia della pallavolo, ci sono due giocatori, uno l'allena e l'altro affronterà d'avversario, che l'hanno fatta e la stanno facendo. Le chiedo dal suo punto di vista quanto possa essere anche bello, stimolante per tutto il movimento vedere due giocatori di questo calibro e che giudizio dà a questi due giocatori. Ma io penso che giocare contro Perugia, contro Leon, sia un grandissimo stimolo per tutti, no? E penso che sia anche questo uno dei motivi per cui tanti giocatori, tante squadre riescono a dare quel qualche cosa in più anche di quello che loro normalmente danno come standard. È chiaro che giocare contro quello che è ritenuto il giocatore o uno dei giocatori più forti al mondo, gli stimoli non mancano di sicuro, no? E quindi per quanto riguarda gli appassionati di volley, i fans della pallavolo, certo, poter assistere dal vivo alla Superlega italiana, al veder giocare dal vivo Perugia, Verona, Modena, Civitanova, Trento, è chiaro che è una grandissima fortuna, perché hai l'opportunità di vedere, non dico tutti, ma il 90% dei giocatori più forti che ci sono a livello mondiale. Quindi questa, e vederli dal vivo, è chiaro che è totalmente diverso che vederli dalla televisione. Il mio giudizio, io Matej Kaczynski non ho mai avuto il piacere di allenarlo, l'ho sempre incontrato come avversario, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto, penso che sia un grandissimo professionista da quello che mi hanno raccontato, ma soprattutto dall'idea che mi sono fatto io vederlo da fuori, e ben vengano questi giocatori all'interno della Superlega, perché sono giocatori che arricchiscono solamente il nostro mondo, e quindi più ce ne sono meglio è. Ma penso che siano due giocatori che dal punto di vista delle caratteristiche tecniche si assomigliano molto, sono più propensi alla fase offensiva piuttosto che alla fase di ricezione e difesa, quindi penso che ci saranno delle belle scintille, se così si può dire, per quanto riguarda gli aspetti della battuta e dell'attacco, perché sono due giocatori che di quei due fondamentali sicuramente fanno la loro forza. Volevo chiedere una considerazione sulla crescita di Galassi, che si è fatto trovare pronto, insomma, in questa che lui definisce una grande occasione. E come sta Fabio Ricci, se è rientrato ad allenarsi con il gruppo? Ma dunque, per quanto riguarda Galassi, già l'anno scorso, alla fine, per gli amanti delle statistiche, alla fine dell'anno scorso lui era risultato il miglior attaccante di tutti i centrali del campionato italiano, anche se chiaramente aveva un numero di palloni un po' più ridotto rispetto a quelli che giocavano in maniera più costante. E lui è un ragazzo molto bravo dal punto di vista della determinazione, è un professionista molto serio, è un ragazzo fisicamente molto forte, ha la sfortuna, diciamo, che nel suo ruolo gli mancherebbero quei 4-5 centimetri per essere anche non troppo piccolo, diciamo, no? Perché chiaramente, come voi vedete adesso, quando si incontrano le squadre a livello internazionale o anche le squadre italiane di primo livello, i centrali, però lui sa sopperire molto bene a questa situazione qua, perché c'è un attacco di primo tempo molto anticipato, un ragazzo che salta molto, e sicuramente già noi l'avevamo preso con questa conoscenza e l'ha incrementata, perché lui si dedica moltissimo alla sua crescita personale, di conseguenza permette anche alla squadra di crescere, e ha fatto dei passi molto importanti. Per quanto riguarda Fabio Ricci, so che oggi lui aveva un controllo, non so ancora l'esito, ha incrementato un pochino il lavoro in campo, nel senso che fa qualche cosina senza ancora saltare, ormai è da lungo tempo che è fuori, perché sono ormai 5 settimane, quindi anche quando avrà il via libera definitivo dello staff medico per poter riprendere, sicuramente ci vorrà un periodo non brevissimo perché lui si ritorni a una condizione accettabile dal punto di vista sia fisico che dal punto di vista del gioco. Salve coach, lei non solo è un emblema della pallavolo italiana, ma si può dire, insomma, dello sport italiano. Quindi mi permetto di
uscire un po' dall'ambito pallavolistico per portarla su discorsi un po' più ampi. Mi riferisco in particolare a quello che è successo, diciamo, di recente nel mondo del calcio. Tema razzismo, tema violenza. A guardarla da osservatori esterni si percepisce una differenza netta fra il mondo del calcio e il mondo e gli altri sport, in questo caso la pallavolo. Volevo chiederle la sua opinione sul tema e secondo lei, se c'è questa differenza secondo lei e a che cosa la attribuisce? Ma questa differenza c'è, senza ombra di dubbio. Penso che noi dobbiamo essere fieri, anche perché la differenza dal nostro lato è una differenza in positivo, in quanto noi siamo riconosciuti come un mondo dove possono andare tranquillamente le famiglie. Da noi nei nostri palazzetti ci sono i bambini appena nati che li mettono le cuffie solamente per il rumore, ma non è che corrono nessun altro pericolo. Penso che a Perugia dobbiamo essere fieri perché abbiamo dei tifosi che io, è poco più di un anno e mezzo che sono qua, 2 anni quasi, ma non ho mai sentito nemmeno un insulto alla squadra avversaria, quindi penso che questi siano dei segnali e delle constatazioni molto importanti. Per quanto riguarda quello che è successo nel mondo del calcio, penso che ci siano 2 grandi differenze anche qui, uno che è quello del razzismo e uno che è quello della violenza. Chiaramente quello del razzismo, che collega anche poi anche a quello della violenza, va a toccare, penso, un numero limitato di persone, che non possiamo neanche considerare persone, quelle che riescono a fare determinate azioni. Io penso che mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha detto il sottosegretario Salvini in merito al fatto che questi sono dei delinquenti, questi non sono tifosi, questi non sono ultra, questa è gente che si era organizzata per incontrarsi con i rivali sul campo di battaglia, perché per loro l'onore è giocarsela lì, con coltelli, spranghe, bottiglie. Poi dopo purtroppo ci è scappato il morto, che questa è una conseguenza di quello che loro avevano già progettato di fare. E questo purtroppo non è la prima volta, perché nelle tifoserie queste sono cose che succedono, non dico tutte le partite, ma quasi che si danno gli appuntamenti. Per quanto riguarda gli ululati, questo è purtroppo, il razzismo è una piaga sociale a livello mondiale, che noi tutti ci dobbiamo tenere, fra virgolette, non solo non responsabili perché noi siamo parte attiva, ma responsabili perché noi dobbiamo fare assolutamente un qualche cosa per bloccare quella che è una piaga sociale, una discriminazione sociale che riguarda il mondo, non solamente che riguarda il mondo dello sport. È chiaro che il mondo dello sport, essendo un veicolo, deve prestarsi a far sì di porre o di cercare di porre fine a queste situazioni. Quindi io sono d'accordo che quando ci sono gli ululati, che quando ci sono le prese di posizioni discriminatorie nei confronti di determinati giocatori solamente perché hanno il colore della pelle diversa, le partite vadano interrotte, vadano sospese. Io non entro in merito di chi deve essere colpito, perché penso che ogni società, ogni tifoseria all'interno c'ha quel gruppetto di persone non qualificabili in tifosi o in tifosi della propria squadra che purtroppo si atteggiano a queste, in questo modo qui. Quindi io, le partite vanno fermate. Andiamo avanti con le domande. Una curiosità dal web: chiedono anche le condizioni di Alex Berger. Questa è una domanda che purtroppo non sono la persona ideale per rispondere. C'è un protocollo da seguire. Lui ha avuto un intervento delicato dell'ernia al disco, quindi anche quando, anche lì, quando gli verrà dato il via, ci avrà un percorso medio-lungo, perché sicuramente la colonna vertebrale è un reparto del nostro corpo abbastanza delicato. So che lui viene seguito dall'equipe che è stato operato a Milano, quindi penso che stia svolgendo il suo protocollo riabilitativo passo dopo passo. Ecco. Siamo a fine anno, coach, come sempre, un bilancio di medio termine, o meglio, se l'aspettava questa classifica, la situazione delle squadre in questo momento al giro di boa, e poi come è andato questo 2018 proprio in generale con lei sulla panchina della Sir?
ma se mi aspettavo la classifica in questo modo qua, potrei dirvi di sì come di no, in quanto io non sono uno che fa dei programmi o dei progetti da raggiungere a metà stagione. Io sono perfettamente d'accordo con coloro che sostengono che noi siamo uno sport dove ci sono i play-off, e quindi i play-off rimettono in discussione tutto. È chiaro che nei play-off è meglio entrarci nella posizione migliore possibile, però questo non è che salvaguarda o ci dà una sicurezza o ci dà un qualche cosa in più rispetto agli altri. Detto questo, penso che sia ad oggi un bilancio estremamente positivo. Abbiamo iniziato il 2018 da primi in classifica nella regular season, lo finiamo nel 2018, il 31 dicembre, non ancora primi, però il destino è nelle nostre mani, quindi abbiamo l'opportunità di fare 12 mesi da primi in classifica, dove all'interno di questi 12 mesi c'è stata la vittoria della Supercoppa, la vittoria della Coppa Italia, la vittoria dello Scudetto, quindi penso che sia un bilancio più che positivo. È chiaro che è un percorso che è iniziato, che non ha ancora portato a termine, diciamo, tutto quello che possiamo fare. Posso tranquillamente dire, con la massima tranquillità e con la massima serenità, che dal punto di vista di quello che mi hanno dato i ragazzi sia la passata stagione che questa, sono più che soddisfatto, perché ho avuto la fortuna di avere a disposizione dei gruppi di giocatori straordinari e che hanno sempre dato il meglio di se stessi in qualsiasi tipo di circostanza e in qualsiasi tipo di situazione, sia allenamento che sia o le partite, anche quando siamo andati incontro a qualche sconfitta, anche magari quella inaspettata. Però penso che ad oggi sicuramente può essere considerato un ciclo assolutamente positivo. Magari non mi risponderà a questa domanda, però un augurio che farebbe a se stesso per il 2019 a livello sportivo? Ma io penso che un po' di tranquillità e un po' di serenità è quella che necessitano tutte le persone. Io penso che per svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile ci voglia una componente di tranquillità e di serenità. E poi i grandi gruppi, quelli che hanno gli ingredienti, quelli veri, quelli che hanno la polpa dentro, come io dico, dopo alla fine qualche cosa esce sempre. E è chiaro che, come ripeto, secondo me la parola equilibrio è quella che si sposa meglio con la mia filosofia. Qualche settimana fa, in una conferenza prepartita, Aleksandar Atanasijević ci ha raccontato di una sorta di meccanismo virtuoso che quest'anno scatta ai giocatori dopo l'arrivo di Leon. È un qualcosa che fa sì che l'allenamento si svolge a ritmi più alti, e anche in campo gli schiacciatori, o comunque anche Atanasijević, che è un opposto, cercano in qualche modo quasi una gara in positivo con lui. Volevo chiederle se lei lo percepisce, quanto c'è del suo lavoro in palestra, e comunque sta dando risultati, abbiamo visto anche le ultime prestazioni di Atanasijević in campo. Ma sì, questa cosa c'è, ma questa è una cosa normale e è il bello di questo, no? Questo mi riporta ogni tanto anche un po' a ricordarmi quando io giocavo in nazionale, no? Dove c'era la vera rivalità sportiva, quando noi facevamo gli allenamenti non è che c'erano titolari contro riserve, perché le cosiddette riserve della nostra nazionale erano quelli che sarebbero arrivati terzi, non dico secondi, ma magari terzi, ma sicuramente nelle semifinali di qualsiasi tipo di competizione che noi andavamo a giocare. Quindi è chiaro che la rivalità sportiva, l'agonismo che si mette in campo è quello che permette di migliorare quello che magari è un pochino meno bravo, ma che mette anche nelle condizioni del bravo, che deve sempre correre, perché appena si ferma viene superato dagli altri. Poi certo, Wilfredo è riuscito a portare all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra, molta armonia anche, no? Perché io dico sempre, non sono cose scontate, perché i caratteri delle persone in determinate situazioni riescono a condizionare uno spogliatoio in maniera negativa, anche in maniera importante, cosa che fortunatamente, grazie alla sua persona, alla sua intelligenza, al suo modo di essere, questo non è avvenuto. Ma poi penso che noi abbiamo una grandissima fortuna, che avere Atanasijević nello spogliatoio è un
qualche cosa, una garanzia, no, da questo punto di vista qua, perché lui non è forte solamente dal punto di vista tecnico, non è forte soprattutto solamente dal punto di vista fisico, ma è una persona che del suo carattere ha questa sprigione, questa positività, questa energia positiva che riesce a coinvolgere tutti i giocatori, partire da Leon per arrivare a Luca Bucciarelli, per passare da Piccinelli a tutti, cioè lui riesce a coinvolgere tutti in maniera positiva, quindi questo è un aspetto che sicuramente aiuta a crescere anche l'armonia, l'atmosfera che è indispensabile all'interno di uno spogliatoio. Bene, non ci sono altre domande. Lorenzo, grazie. Grazie, buongiorno mille a tutti. Grazie.